vivendo in una città di mare è giusto che fin da piccolo uno sappia nuotare, perché oltre a far bene a livello fisico fa anche piacere saper stare in acqua, soprattutto in una città dove abbiamo il mare, quindi magari d'estate vai quasi tutti i giorni al mare, quindi il genitore deve stare abbastanza tranquillo e deve saper nuotare. Ovviamente in una famiglia come la mia, dove il mio babbo nuotava, poi ha intrapreso la strada da allenatore, fin da piccola sia io che il mio fratello abbiamo iniziato a nuotare, però entrambi facevamo anche un altro sport, io danza e il mio fratello calcio. Poi abbiamo però proseguito la strada del nuotatore perché era l'habitat dove stavamo meglio, dove stiamo meglio, e quindi no, è un'atmosfera bella. Soprattutto il nuoto a livello di articolazioni, di fisiche, per le spalle, la schiena fa molto bene, e poi secondo me è anche un momento dove te stacchi la testa da tutti i pensieri, perché ti butti in acqua, sott'acqua senti quel silenzio che ti fa rilassare e pensare ad altro. Secondo me è giusto che fin da piccolo il genitore che magari ha paura e ha fatto l'errore lui prima di non saper nuotare deve portare il bambino subito a provare le sensazioni dell'acqua. È giusto portarli in piscina, in acqua, fin da piccoli per togliergli quella paura che c'è magari di non saper stare a galla, di non respirare, quindi magari di bere acqua. Davvero, se da piccolo lo butti in acqua, poi come ti spiega anche la natura, i primi mesi dell'acqua te lo butti sott'acqua e si chiudono tutte le parti del corpo. Lo fai come divertimento, soprattutto da più piccolo, poi c'è chi veramente diventa un atleta forte, però ci sono anche le persone normali che vengono in piscina per appunto rilassarsi, staccare dal lavoro e prendersi quell'ora di pausa per pensare solo a se stessi.